Buongiorno e benvenuti. L'apprendimento non è uguale per tutti. Facciamo una piccola prova. Guardate queste lettere per 30 secondi. Guardatele. Sono delle lettere dell'alfabeto, sono delle lettere messe ovviamente in ordine sparso e quello che si può notare è che non compongono nessuna parola, non compongono nessuna sillaba, sono semplicemente delle lettere. Messe lì, guardatela ancora per qualche secondo perché tra poco faremo una prova. Vi farò una domanda su queste lettere. Ancora qualche secondo? Bene. Quali lettere erano disposte nelle diagonali? Cercate di rispondere a questa domanda. Rifletteteci bene, ripensate a quelle lettere. Quali di queste lettere erano disposte nelle diagonali? Bene, poniamo una riflessione. Come avete fatto eventualmente a ricordarle? Quali di quelle lettere erano disposte in diagonale? O meglio ancora, come avete fatto a ricordarle? Con quale tipo di strategia? Avete ricordato la serie? In questo caso avete utilizzato una memoria fonologica? Oppure avete provato a ricordare tutte quante le lettere sotto forma di immagine? E dunque avete utilizzato più una memoria visiva, per intenderci? Bene, la cosa importante è risolvere il compito. Non importa se risolvo il compito in una maniera o nell'altra. La cosa fondamentale è arrivare alla soluzione del problema. Quindi vuol dire che già da questo possiamo dedurre che ognuno ha un proprio modo di risolvere i problemi. Quindi ognuno utilizza una propria strategia. Ma conviene utilizzare le parole o le immagini? Conviene utilizzare molto testo o schemi o figure, o meglio ancora, prediligo le parole o le immagini, prediligo utilizzare molto testo o schemi e figure. Vedete, questo dipende dallo stile di apprendimento, lo stile di apprendimento che ha ogni ragazzino. Ogni stile di apprendimento è differente dall'uno e dall'altro. Quindi significa che ognuno di noi ha uno stile di apprendimento differente dagli altri. Attenzione. Nelle difficoltà di apprendimento vuol dire che queste non sono uguali per tutti, vuol dire che se l'apprendimento è differente da persona a persona, anche le difficoltà di apprendimento sono differenti da bambino a bambino. Scopriremo perché e come fare e cosa fare nelle prossime lezioni. Nel frattempo vi consiglio di andare nel sito gianlucalopresti.net dove trovate i webinar per i genitori, per gli operatori, soprattutto quelli sul metodo di studio e sul potenziamento. Trovate anche i libri per gli operatori e per i genitori, tra cui il libro Nostro figlio dislessico, da cui è preso questo esempio. Avete anche il codice sconto con cui potete prendere questo e tanto altro materiale con lo sconto senza pagare spese di spedizione. Bene, io vi ringrazio, ci rivediamo nel sito giocopresti.net oppure anche nei prossimi giorni. Grazie a tutti anche per le tantissime condivisioni. Alla prossima, ciao!